Al Jazeera contro i Spaponesi in campo dopo la sconfitta del Borussia Cagliari contro i Fratelli di Zona. L'obiettivo è per entrambe quello di approfittarne. Parte meglio la formazione di Riccardo Lodo, recuperato dopo la squalifica ma stranamente indisponibile. Aramu il palo, poi la risposta degli Spaponesi più che convincente col gol di Patron Marco Melis, formazione ospite in vantaggio. Tuttavia l'Al Jazeera è la squadra che produce maggiormente ma che spreca altrettanto maggiormente. Qui occasioni in serie con Sanna che dal limite su punizione spreca mandando altissimo. Gol sbagliato, gol subito, un classico. Melis da fuori, 2-0, doppietta per il presidente degli Spaponesi. Gli Al Jazeera colpiscono anche abbastanza meritatamente, a seguire con il gol realizzato da Filippo Tuveri e che riapre la partita. Con le immagini realizzate dalla nostra Cenedese andiamo a vedere quello che succede nel corso del secondo tempo al seminario. Gli Spaponesi più pimpanti, l'Al Jazeera tuttavia non rimane a guardare. Qui Tuveri, doppia finta, poi conclusione abbastanza morbida, tutto facile per Maroz, poi Dazzeni a Mainas che da due passi non sbaglia. Marco Mainas, 3-1 per gli Spaponesi. A chiudere la partita arriva il poker di Matteo Azzeni. Gli Spaponesi ormai hanno incamerato i tre punti. L'Al Jazeera tuttavia non ci sta, è anche sfortunata la formazione in maglia verde con la traversa che abbiamo appena visto, colpita da Contu nel finale. Altri tre gol, quello di Borrelli, il suo primo stagionale con gli Spaponesi, poi Franceschi e quindi Manuel Contu a chiudere il match. Termina così Al Jazeera 2, gli Spaponesi 6. La formazione degli Spaponesi è seconda in classifica.